E direi che partiamo subito con il primo e vado a introdurre il, lo speaker, lo speaker che è l'e-developer in Spark Fabric, sviluppatore Drupal, Symfony e Go e maintainer dei moduli Drupal Web Profiler e Monologue. E anche capo scout e padre di due bimbi, quindi faccio salire sul palco virtuale Luca Lusso. Eccoci qua. Ciao, buongiorno ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Come va? Tutto bene, grazie. Pronto, carico? Carico, carico. Ottima intervista con Dries, comunque. Grazie, grazie. Ero un po', ero un po emozionato. Oh, poi è la prima intervista in inglese della mia carriera, quindi... <ride> Però lui, lui è super bravo, super interessante, super calmo, e quindi ottimo così. Dai, Luca, bene, ti, bene. Lascio, ti lascio la scena e via con il tuo talk. Ciao, ciao. Grazie, a dopo. Bene, quello di cui parleremo oggi è come Drupal costruisce le pagine del tuo sito web. Quindi, se vi siete mai chiesti cosa succede nel periodo in cui, eh, tra cui Drupal richiede, riceve una richiesta e restituisce una risposta, quello che vedremo in questo talk eh, spiega esattamente questo. Mi presento velocemente. Sono Luca, eh, lead developer in Spark Fabric. Eh, faccio il contributor di <coughs> alcuni moduli Drupal. Tra cui Web Profiler e Monologue, che grazie Marco per aver citato nel, nel talk prima, XHProof e eh, un tot di altri. Se volete contattarmi, i miei social sono questi, il nome è sempre lo stesso, quindi è facile. Bene, cominciamo a parlare di quello che ci interessa. La cosa importante che vedremo eh, durante tutta questa presentazione è che Drupal costruisce tutte le pagine che vengono ritornate ad un browser nella stessa maniera. Quindi che siano nodi, viste, pagine di amministrazione, form, eh, pagine custom, il ciclo di vita mh, che vede una richiesta trasformata in una risposta è sempre lo stesso sostanzialmente. Quello che faremo in questa sessione è analizzare nel dettaglio cosa succede sotto, sotto il cofano, quali sono i componenti, quali sono tutti i sottosistemi eh, che la nostra richiesta attraversa all'interno di Drupal eh, affinché possa essere trasformata in una risposta e restituita. Indietro al browser. Un appunto prima di cominciare la nostra, la nostra analisi. Eh, Drupal 10, così come l'8 e il 9, in realtà, eh, sono ottimizzati per la produzione. Quindi, out of the box, subito dopo l'installazione, hanno tutto quello che serve per poter essere deployati in produzione in maniera performante. Per poter invece guardare cosa succede dentro il CMS, conviene spegnerle queste ottimizzazioni, disabilitare tutte le cache. Altrimenti ci perderemo dei passaggi eh, di quello che succede. Eh, è molto semplice farlo. Drupal prevede eh, una, un file di settings locale che può essere abilitato all'interno del file di settings standard e di default di, di Drupal. Con queste tre righe semplicemente lo abilitiamo. All'interno di questo file c'è la disabilitazione di tutte le, le ottimizzazioni che Drupal 10 ha di suo, tranne. Eh, ulteriori ottimizzazioni che Drupal fa a eh, riguardo ai template Twig che possono essere facilmente eh, spente dentro questo ulteriore file che sta nella cartella sites si chiama development.services.yaml all'interno del quale possiamo specificare a Twig di abilitare il debug e spegnere le cache in modo che da costringere a ricostruire le pagine tutte le volte e eh, dare a noi modo di guardarci dentro. Una volta fatto questo quello di cui abbiamo bisogno è sostanzialmente un tool che ci permetta di eh, guardare all'interno di Drupal, guardare sotto il cofano per capire come i, i, i vari sottosistemi interagiscono tra di loro. Eh, Web Profiler è un modulo, eh, ha una storia abbastanza, abbastanza lunga, ormai è stato sviluppato nel 2014 per Drupal 8, portato poi a Drupal 9, al tempo era eh, un sottomodulo del modulo Devel. Modulo famoso per, per, chi sviluppa, per chi sviluppa codice. Uh, dalla versione 10, uh, quindi quella che sarà web profiler per Drupal 10, il modulo è stato tolto da, da, da Bevel ed è diventato un progetto a sé. Per il motivo, per uno, il motivo principale è uh, quello che citava Marco nel suo talk uh, prima: e che è dato dal fatto che Drupal 10 utilizzerà Symfony 6 come, come motore, mentre invece Drupal 8 e Drupal 9 utilizzavano Symfony 4. Uh, il maintainer di Devel Mosh, ha deciso di supportare tutte e tre le versioni di Drupal con la stessa codebase di Devel, cosa che per Web Profiler non è possibile perché Web Profiler è basato su Symfony eh, molto, molto nel profondo. Symfony 4 e Symfony 6 sono due, due framework molto diversi sotto uh, alcuni punti di vista e quindi esisterà un Web Profiler per Drupal 8.9 e un Web Profiler per Drupal 10 con basi di codice differenti. Cosa fa il modulo? Colleziona dati, quindi man mano che eh, Drupal chiama cose, fa cose all'interno della gestione richiesta risposta, mh, vengono collezionati i dati e informazioni utili su quello che succede e questo lo, Drupal eh, Web Profiler lo fa eh, strumentando il codice, quindi sostituendo alcuni dei servizi di base di Drupal con altri che eh, collezionano quello che sta succedendo. Se volete un po' di informazioni sulla nuova versione di Web Profiler, quella che sarà, eh, sotto c'è un link a un blog che, che abbiamo scritto. Ma entriamo subito nel dettaglio. Quindi, una volta installato e abilitato il modulo Web Profiler, ovviamente lo si può installare eh, utilizzando Composer, in realtà lo si può installare utilizzando principalmente Composer, perché Web Profiler dipende da alcune librerie PHP esterne che devono essere eh, scaricate. Il modulo inizia a collezionare e salvare informazioni su ogni pagina che viene eh, visualizzata e lo fa salvando questi profili all'interno del file system di Drupal. Quello che succede è che viene iniettata una toolbar in fondo a ogni pagina HTML che noi navighiamo con una overview dei dati che, che sono stati raccolti. È solamente un overview, perché poi cliccando sui uh, widget che sono mostrati su questa toolbar è possibile accedere a una dashboard che li mostra tutti per esteso. Volendolo vedere nel, uh, dal vivo, questa è un'installazione di, di Drupal 10, beta 1, uscita la settimana scorsa, <coughs> con il profilo di installazione uh, che viene fuori dall'iniziativa out of the box, uh, che si chiama Umami, con il modulo web profiler acceso. Quindi vediamo questa toolbar, molto simile per chi ha avuto l'occasione di vederla a quella che sta dentro Symfony 5, in realtà già, e Symfony 6, che mostra un po' di informazioni. Specifiche della pagina che sto guardando, ad esempio, uh, la rotta uh, che è stata uh, che, che, ha, che ha matchato per costruire questa pagina, l'utente autenticato, un po' di informazioni su uh, quali e quante query sono state eseguite sul, sul database e un po' di informazioni che useremo man mano per capire come fa Drupal a costruire le nostre, le nostre pagine. All'interno della configurazione del modulo, quindi sulla sezione configure qua in fondo è possibile scegliere quali sono i widget attivi sulla toolbar. Adesso ne ho spenti alcuni per farli stare tutti in questa schermata un po' ridotta. però eh, questo è l'insieme delle, delle metriche, se vogliamo chiamarle così, che Drupal, che Web Profiler, scusate, colleziona all'interno eh, del ciclo di vita richiesta e risposta di una, di una pagina web. Possiamo anche dirgli di svuotare i profili uh, a ogni cache clear, questo perché effettivamente salvandole sul file system la dimensione, lo spazio, cresce sempre di più, quindi conviene ripulire la cache. Perfetto. Cominciamo. Cosa succede quindi quando Drupal riceve una richiesta? Succedono un po' di cose che attraversano diversi strati, diversi sottosistemi, eh, diversi componenti del CMS, utilizzano eh, infrastrutture che Drupal ci mette a disposizione eh, e che si concludono con la generazione di una risposta HTTP, che è quello che poi Drupal invia al, al browser. Cominciando dall'inizio inizio, quello che vediamo qui in questa, in questa slide è l'unico file che Drupal espone all'esterno. Quindi, qualsiasi richiesta arrivi a Drupal, da qualsiasi sorgente, che sia un browser che sia una chiamata JSON API, qualunque cosa passa di qua. Passa da questo file che è l'index.php, anche chiamato il front controller, quindi è l'unico responsabile uh, per uh, per interagire con Drupal. Quello che succede qui sostanzialmente è che viene mh, caricato l'autoloader di Composer, quindi vengono <coughs> messe a disposizione tutte le classi che stanno in tutti in tutti i componenti che Composer uh, conosce. E poi viene creato un kernel. Il kernel è il componente eh, di Drupal, il, il nucleo del, del CMS, è il componente che eh, ha l'unica responsabilità di prendere una richiesta, gestirla, trasformarla in una risposta e restituirla al browser. Quindi effettivamente il, il codice che fa funzionare tutto Drupal si riduce a questa manciata di, di righe. Quello, ovviamente, eh, importante che succede è eh, quando il kernel. Uh, fa l'handler della richiesta per trasformarla in una risposta ed è lì che uh, tutta la magia succede sostanzialmente. La cosa importante da sapere è che prima di essere processata una richiesta che arriva da un client attraverso una serie di strati. Questi stra in questi strati la richiesta può essere modificata, uh, arricchita o anche uh, banalmente gestita e ritornata senza mai arrivare neanche alla, al, al nucleo di Drupal vero e proprio. Nel caso in cui la pagina sia in cache, ad esempio, eh, uno dei livelli eh, più esterni di questa di serie di strati eh, si accorge che la, 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 la risposta per quella richiesta è già disponibile e la ritorna senza andare oltre. Se la pagina non è in cache, invece, eh, vengono attraversati tutti questi strati fino ad arrivare al nucleo di Drupal, al kernel, che processa la richiesta, costruisce la risposta e poi la risposta riattraversa. Tutti questi strati alla rovescia, dal, dall'ultimo verso, verso il primo, mh, per poi essere ritornata a un browser. E quindi anche la risposta a sua volta può essere eh, gestita e modificata da questi, da questi strati. Questo, questa serie di, di livelli eh, si chiamano middleware all'interno all di Drupal. Il core ne mette a disposizione un po', eh, possiamo scrivere dei moduli che ne aggiungono altri per eh, fare cose nella richiesta e nella risposta prima e dopo che viene processata. Possiamo ad esempio utilizzare il modulo web profiler eh, di cui abbiamo parlato prima per visualizzare ad esempio quali sono eh, questi, questi strati eh, che la richiesta e la risposta attraversano. Ad esempio uno dei widget sulla, sulla toolbar colleziona eh, tra le altre cose i middleware, quindi l'elenco. Dei, dei livelli che uh, la richiesta attraversa. Questi, mh, questi middleware hanno una, una priorità, quindi vengono eseguiti in uno specifico ordine e, e Drupal sa uh, che deve eseguire prima quelli con priorità più alta a scendere e uh, attraverso, ad esempio, la richiesta attraversa il middleware che decide... Uh, Qual è l'output che dovrà ritornare? Se una risposta HTTP o una risposta Ajax o quant'altro, un paio di moduli e di layer definiti dal, dal modulo web profiler stesso per collezionare cose, e poi, ad esempio, la page cache, che è il middleware che deciderà se la, la richiesta ha già una risposta in cache e la ritornerà, oppure se deve proseguire, ad esempio, la sessione e quant'altro. Tutto questo insieme di informazioni, di, di livelli, possono appunto gestire e modificare la richiesta e la risposta eh, che, il Drupal, che il nostro Drupal gestisce. Una volta che la richiesta ha attraversato tutti questi middleware, non era una richiesta in cache, quindi è arrivata fino al, al core di Drupal, di Drupal, al nucleo, eh, la richiesta stessa è pronta per essere instradata verso il pezzo di codice che dovrà gestirla, con un processo che è chiamato di routing. E quindi eh, Drupal deve sapere, a fronte di uno specifico path, qual è il controller da, eh, da invocare. In questo caso eh, abbiamo un esempio molto semplice di una, di una rotta slash example che verrà gestita da un controller che si chiama, eh, è implementato dentro una classe che si chiama example controller in uno specifico metodo, in uno specifico metodo view. Quello che fa questo controller quindi l'example controller, la, la classe, e una delle cose più semplici eh, che ci possiamo immaginare è quella di ritornare una, una frase, un l world in, in HTML. Se vogliamo vederlo all'interno del, del, del nostro sito Drupal, quello che possiamo fare è andare su questa slash example, quindi su questa, su questa rotta slash example, Web Profiler ci dice che effettivamente la rotta che è stata matchata per costruire questa pagina è quella che si chiama DrupalCon.exemple, che abbiamo messo nel nostro file YAML, e che il controller che l'ha costruita, l'ha generata, è questo example controller col metodo view. Quello che vediamo in pagina è effettivamente il nostro hello world. Cliccando su, sul primo widget nella toolbar, si arriva al, eh, alla dashboard, al compo componente di web profiler che mostra l'intero insieme di dati, di dati collezionati. Quello che stiamo vedendo qui è web profiler per Drupal 10, è ancora un work in progress, quindi la dashboard non ha ancora uno stile grafico ben definito, ci stiamo lavorando, eh, sicuramente sarà pronta per quando sarà pronto Drupal 10 a dicembre. Per adesso i dati ci sono, non ne sono ancora stampati in maniera... Eh, Carina, ma ci sono. Ad esempio, infatti, vediamo che la nostra slash example è stata una richiesta di tipo GET, ha ritornato una, uno status HTTP 200, un certo IP, una certa data, il controller è quello che ci aspettavamo e possiamo vedere, eh, oltre alle informazioni di base, tutto quello che eh, il, il sistema ha collezionato durante la richiesta risposta riguardo a, eh, al routing del, della pagina. Ad esempio, possiamo vedere che l'access check, quindi il, il sistema in Drupal che ha controllato che eh, l'utente avesse accesso a questa, a questa risorsa, e il default access check, questa era, era una rotta pubblica, quindi non c'è stato nessun controllo di accesso specifico. Poi possiamo vedere cose tipo i cookie, eh, i metadati della sessione, i sinfoni memorizzati all'interno della sessione, della sessione PHP, gli attributi, tutti gli header di richiesta, che, la, che sono stati inviati dal browser tutti i vari eh, parametri e variabili d'ambiente del nostro server e in fondo tutti gli header di risposta che dopo l'ha generato e è ritornato al browser per questa specifica, per questa specifica richiesta. Tornando alle slide. Possiamo vedere ad esempio qualcosa di più complesso. Oltre al nostro Hello World, possiamo ad esempio uh, chiamare un, cont uh, un controller, quindi una rotta che mh, è gestita da un controller, che a sua volta chiama un endpoint esterno a un servizio HTTP, ritorna un dato e lo stampa come risposta. Quindi qualcosa di un po' più, di un po più articolato. Per fare questo, per poter far sì che il mio backend Drupal sia in grado di chiamare un endpoint, un endpoint esterno, uh, abbiamo bisogno di un client HTTP. Che lo, che lo faccia, il core di Drupal ne fornisce uno: fornisce già un client HTTP pronto per essere utilizzato eh, e lo espone al, a, um, agli utenti, agli sviluppatori come servizio. Che cos'è un servizio? Un servizio è un oggetto PHP semplice, il cui scopo è mettere a disposizione una qualche funzionalità a chi lo utilizza, fornire un servizio. Nel core di Drupal di servizi ce ne sono già definiti a centinaia. Quindi eh, abbiamo a disposizione servizi che fanno tutto quello che tendenzialmente può servire a un'applicazione web. Servizi hanno delle caratteristiche principali specifiche che li, che li caratterizzano e eh, se dovete scrivere un nuovo servizio che implementa qualche funzionalità è bene eh, ricordarsi di questo. Un servizio deve essere stateless, quindi non mantiene, non mantiene uno stato. Ebbene, che un servizio implementi una specifica interfaccia in modo che possa essere sostituito facilmente e eh, seguendo le metodologie di sviluppo Solid, <coughs> la S in Solid e il principio di singola responsabilità, eh, che è molto importante per i servizi, perché un servizio dovrebbe implementare una, fa, fare una, una, una cosa soltanto, quindi, ad esempio, fare la client HTTP. Ritornando al nostro, al nostro Drupal, ad esempio, se andiamo una rotta. Che chiama un microservizio esterno. Quello che vediamo, lato utente, è una pagina con una stringa che nel nostro caso è stata eh, ritornata da un, da un servizio esterno. La cosa, la cosa interessante che possiamo vedere utilizzando Web Profiler è sempre il fatto che eh, sappiamo qual è la rotta, sappiamo qual è il controller che l'ha gestito, possiamo anche sapere. Un'altra delle informazioni che collezioniamo, ad esempio, è quali sono le chiamate HTTP che Drupal ha fatto verso endpoint esterni. Eh, quindi è molto utile poter guardare dentro quello che è successo, eh, anche per avere un po' di informazioni eh, sulle performance. Quindi sapere, ad esempio, in quanto tempo il servizio esterno ha risposto, quanto tempo ci è voluto per, per processarlo, eh, la risposta, eccetera, eccetera. Quindi... Eh, abbiamo, abbiamo tutta questa, questa serie di informazioni ulteriori che vengono collezionate eh, a riguardo delle richieste, richieste HTTP. Se, vogliamo, se volessimo vedere nel dettaglio, il, il, nostro, il nostro controller che ha gestito la chiamata al servizio esterno ha fatto questo. Qua una cosa importante, essendo che i, i controller in Drupal non sono servizi, non possiamo usare la dependency injection classica. Per poter iniettare dentro il costruttore le dipendenze di cui quel, quel controller ha bisogno, dobbiamo usare questo pattern eh, di creazione che è tipico, tipico di Drupal, questo non viene da Symfony, che ci permette di astrarre e passare a un, a un controller solamente i servizi di cui ha bisogno, non tutto un, un service container che potrebbe non essere efficiente. Perfetto, quindi una volta che il nostro controller contiene il riferimento a un servizio, questo HTTP client ad esempio, possiamo utilizzarlo per chiamare una risorsa esterna, processarla e restituire l'HTML. Quello importante qui è che l'unico compito di un controller è coordinare i servizi affinché possano trasformare una richiesta in una risposta, quindi la business logic non dovrebbe stare dentro, dentro un controller. Perfetto, eh, se invece vedete, la rotta richiesta fosse quella di un nodo, eh, il flusso seguito da Drupal sarebbe esattamente lo stesso, quindi il processo è esattamente lo stesso. Solo con qualche passaggio in più. Eh, il fatto che noi stiamo chiedendo slash node slash 42 significa che 42 è l'identificativo del nodo che deve essere caricato dal, dal database. In realtà Drupal fa uno step in più, fa l'upcast di questo parametro, quindi trasforma 42 nell'oggetto nodo che rappresenta eh, il nodo con id 42 e lo fa caricandolo. Dal, dal database. Quindi, ad esempio, tornando sul nostro, sul nostro sito, se andiamo a guardare la pagina specifica di un nodo, vediamo che la rotta che ha matchato è, è entity node canonical, ma se ci entriamo dentro, vediamo che la, la, al nodo, al controller, scusate, che ha servito questa, questa richiesta, che è il node view controller, non arriva 42, ma arriva l'entità nodo che è il nodo 42, che Drupal ha caricato dal, dal database. E questo lo fa perché tra i servizi, quindi eh, all'interno dell'elenco dei servizi che Drupal ha, ha invocato, ce n'è uno che si chiama Parameter Converter, che non è questo, perché questo è quello di menu. Sarà da qualche parte. Che... Eh... Ha trasformato l'entità, uh, forse sono entità. Comunque, ha trasformato l'entità LD42 dentro il, uh, il nodo che lo, che lo rappresenta. Quindi, da questa, da questa pagina, abbiamo l'elenco di tutti i servizi che Drupal ha uh, invocato su per costruire questa specifica pagina. Come vedete, sono a centinaia. L'altra informazione che abbiamo sono le query. Che sono state eseguite sul database e quindi qua in mezzo c'è anche quella che ha caricato il, il nodo specifico 42 dal database e l'ha trasformato nel, nell'entità che poi viene renderizzata, renderizzata in pagina. Perfetto. Abbiamo visto però che un controller, il controller ha restituito solo una parte della risposta, quello che è stampato dentro la regione main del template. Tutto il resto della pagina è, è contribuito dal sistema dei blocchi. I blocchi sono plugin, che è un altro concetto specifico di Drupal. Se volete più informazioni, qua c'è un link, ce ne sarebbe da parlare anche di quello per, per giorni. La cosa interessante è che Web Profiler colleziona anche quali sono i blocchi che sono stati utilizzati per costruire una specifica pagina. Quindi quali sono tutti i blocchi caricati. Eh, una specifica pagina e eh, quali di quelli sono quelli renderizzati, perché eh, il sistema di blocchi ha una, una serie di regole di visibilità che eh, permettono di eh, non stampare un blocco o stampare un blocco in base a, a regole specifiche, quindi alcuni blocchi potrebbero essere caricati ma non visualizzati. Quindi abbiamo le informazioni su eh, quale regione, qual è il modulo che ha definito quel blocco, qual è il plugin che ha definito quel blocco, eccetera. Bene. Adesso eh, la parte che forse è un po' più eh, articolata di tutto, di tutto il giro. Quindi abbiamo visto che il controller co contribuisce a costruire il render array della regione main. I blocchi contribuiscono al resto della pagina. Eh, se però si, si prova anche a fare un debug step by step di quello che succede all'interno del, del codice. Arrivati a questo punto è difficile capire cosa succede, quindi dopo che il controller è ritornato, è ritornato col suo render array, è difficile capire cosa succede dopo. Chi, chi carica i blocchi, chi sceglie quali sono, chi assembla la pagina all'interno di Drupal? Lo fa il sistema degli eventi. All'interno di Drupal molti dei componenti eh, sono debolmente accoppiati e la comunicazione funziona scambiandosi, scambiandosi eventi. In questo caso, nel caso specifico, a un certo punto, il kernel di Drupal prende il, il render array che ha ritornato il controller, quindi quello della eh, main region della pagina, e lo spedisce a tutti i servizi che sono in ascolto per questo evento che si chiama kernel view. Quello che succede è che uno o più ascoltatori o listener si registrano per, per, per stare in ascolto eh, e ricevere questi specifici eventi, e in ordine di priorità eh, hanno l'opportunità di fare qualche cosa. Quindi nel nostro caso ci deve essere da qualche parte uh, una, uno più ascoltatori di questo uh, evento kernel view, che è capace di trasformare il render array che ha ritornato il controller in una, nel render array di una pagina completa e infine nell'HTML. In effetti c'è: uh, questo è uno screenshot preso da, da Web Profiler, perché una delle tab uh, che abbiamo a disposizione ci mostra quali sono tutti gli eventi sollevati e i subscriber, i listener che hanno risposto. Uno di questi, ad esempio, è il main content view subscriber <coughs> per l'evento um, kernel view che fa esattamente quello. Se andassimo a guardarci dentro, questo non è tutto il pezzo di codice, ho lasciato solo le righe interessanti, quello che vediamo è proprio quello, lui dall'evento alla seconda riga tira fuori il risultato del controller, carica qual è il, il, il renderer, quindi quale sarà il servizio che si occupa di trasformarlo nel risultato finale. Nel nostro caso, essendo una richiesta di default, il wrapper che gestirà questa cosa, questa cosa è, è, è l'HTML render, quindi quello che trasformerà il render array in HTML, e eh, questo render è utilizzato per renderizzare la risposta. Se andassimo a guardare dentro questo render response e l'HTML render, vediamo all'interno di questo metodo prepare che Drupal fa il dispatch di un altro evento ancora evento uh, che si chiama uh, page display variant select e l'evento um, che viene sollevato per um, mettere a disposizione degli altri sottosistemi lo scegliere quale sarà il codice che monterà la pagina uh, nella sua interezza nel caso di Drupal ce n'è uno solo implementato nel core che uh, guarda caso si chiama block page display variant subscriber che al suo interno col solito meccanismo dei plugin stabilisce che è lui e quindi è il plugin che gestisce le pagine che hanno dentro i blocchi a comporre tutta la pagina, la pagina finale. Quindi eh, possiamo renderci conto di quali sono gli eventi sollevati chi ascolta questi specifici eventi e cosa succede man mano che il, il flusso va avanti. Dopodiché il render array è pronto quindi abbiamo il render array di tutta la pagina costruita eh, questo servizio HTML renderer usa un Ulteriore servizio che si chiama Renderer per convertire tutto in HTML e per fare questo usa il, lo strato di tema di Drupal, quindi l'ultima parola ce l'ha il tema, che a sua volta utilizza un insieme di funzioni di preprocess e file di Twig per, per, fare, per fare il lavoro. Questo è interessante vederlo perché possiamo analizzare attraverso una delle altre tab di Web Profiler, che ci dice ad esempio. Qual è il tema che stiamo utilizzando? Qual è il motore che ha reso le pagine, eccetera, eccetera? Possiamo visualizzare anche quali sono, qual è la catena dei template, quindi quali sono stati i template che eh, Twig, che Drupal ha utilizzato per costruire la pagina che stiamo guardando, le dipendenze tra di loro, quindi template che stendono altri template, e anche qual è il tempo eh, speso per, ogni, per rendering di, di, ogni singolo, di ogni singolo template, che può essere utile per capire. Se ci sono quelli di bottiglia o se qualcosa si sta comportando in maniera diversa da quello che ci stiamo, che ci stiamo aspettando. Perfetto. Ultima cosa, durante il processo di rendering eh, tutti gli asset di JavaScript vengono aggiunti al markup finale. Eh, Web Profiler ha una, ha una tab che mostra anche quali sono tutti gli asset CSS, tutti i JavaScript, tutti i Drupal settings che vengono spediti in una specifica pagina. E quindi è comodo utilizzarlo per capire se eh, quello che sta arrivando alla pagina è quello che ci aspettiamo, se qualcosa non torna e perché. Infine la risposta ripassa attraverso tutti gli strati di middleware e viene inviata al client come risposta. Quindi il nostro viaggio dentro Drupal finisce, finisce qua. La risposta HTML verrà renderizzata dal, dal browser e il nostro lavoro all'interno all di Drupal è terminato. In realtà no, ci sono ancora un po' di cose che, che sarebbe interessante visualizzare, il, il tempo è quasi al limite quindi non riusciremo ad analizzarle nel dettaglio, però ad esempio eh, due altre cose che sono utili e che il modulo web profiler e la, la toolbar ci mettono a disposizione sono tutte le risposte che Drupal invia in maniera eh, asincrona utilizzando il, il meccanismo di Big Pipe e le, le performance del front end. Lo faccio vedere super rapidamente. Allora, la prima, i tempi del front end, abbiamo un, un data collector, quindi un widget specifico eh, che calcola, ad esempio, il time, il time to first byte, il tempo che il, il server ha impiegato per scaricare i dati, il tempo che il browser ha impiegato per parsare e costruire l'albero del DOM, eccetera, eccetera, tutta una serie di informazioni interessanti che verranno tra breve c'è cioè un'iniziativa in corso <coughs> incrementate per raggiungere anche tutti i core web vitals che google chrome mette a disposizione e eh, che sono utili per appunto stabilire le, le performance del, del front end per quanto riguarda il big pipe eh, andatevi poi a guardare come funziona il protocollo è molto interessante quello che, eh, che possiamo dire velocemente è che a fronte di una singola richiesta fatta a drupal Drupal ritorna al browser più risposte che poi vengono composte per costruire, per costruire la pagina, andando al profilo di una specifica rotta, la home page, ad esempio, queste sono le informazioni collezionate sulla risposta principale, quella che è ritornato l'HTML. E poi abbiamo tutte le sotto risposte che Drupal ha costruito per ritornare i vari pezzi che poi vengono inviati via Big Pipe al client. Quindi ciascuna di queste, se le andiamo a vedere dentro, è stata um, costruita non a fronte di una richiesta da, del, del browser, ma a fronte di, di, dell'elaborazione di un, di un placeholder di Big Pipe all'interno del, all del core di Drupal. Perfetto, ci sarebbero molte altre cose da aggiungere. Eh, il tempo, però, è finito. Quindi, grazie a tutti. Grazie a te, Luca. Vediamo se eh, le cose da aggiungere verranno fuori, magari dalle domande che sono arrivate intanto in chat o, o anche da quelle che abbiamo collezionato prima. Eh, le domande in chat, tra l'altro, sono tutte di Marco. Sono marchi diversi, <ride> però è okay. sempre un Marco. Sempre Marco. Comunque, sì, intanto abbiamo più di 70 spettatori in chat, ma naturalmente si vedono, arrivano solo le domande dei più, così, dei più intraprendenti, dei più esuberanti. Ti lancio subito una di eh, un Marco, che dice nel caso di sub requests web profiler è in grado di collezionarle e di renderizzarle nella toolbar? Sì, allora, allora collezionarle sì viene, viene, viene collezionata sia la main request che tutte le, che tutte le sub request eh, e vengono salvate, viene salvato il profilo specifico all'interno del file system eh, e vengono eh, mostrati in realtà anche come le, ris come le risposte di G pipe vengono mostrate come, come child della, della richiesta principale Uh, il core di Drupal non fa uso praticamente da nessuna parte di Sabre Quest, quindi non si vede da nessuna parte, però volendo un proprio controller custom potrebbe delegare a Sabre Quest e quella comparirebbe nella dashboard, nell'elenco dei, dei figli della richiesta principale. Sì. Ok, altra domanda di un Marco. Sarebbe in grado di mostrare anche chiamate di client esterni a Drupal, esempio un client HTTP per MailGun, GigiCloud, eccetera. Allora, il, um, il data collector che colleziona le chiamate HTTP esterne è un wrapper attorno a Guzzle in questo momento. Quindi eh, quello che facciamo è strumentare il client eh, che sta nel core di, di Drupal, che è appunto basato su Guzzle come libreria, per collezionare metriche. Eh, nulla vieta di strumentare un client differente. Quindi, se il, se il nostro modulo invece che usare il client eh, di default del core di Drupal usa un altro client per qualsiasi voglia, motivo, eh, bisogna ovviamente strumentarlo, scrivere un data collector. Eh, stiamo anche producendo la documentazione su come si contribuisce no, ad aggiungere data collector nuovi a, a Web Profiler, però sì, ovviamente lo si può fare senza problemi. C'è questa, web, prof web Profiler è in grado di... No, è disponibile anche in un contesto headless, allora, um, sì, ovviamente utilizzando Drupal col, col, con un template classico fatto in Twig, la toolbar viene automaticamente iniettata <coughs> al fondo di ogni risposta HT uh, uh, HTTP. No? Quindi nell'HTML viene, viene iniettata la, la toolbar. In un contesto headless ovviamente non ci sono chiamate, eh, non, non viene ritrovato l'HTML, no? quindi eh, questo, questo processo non, non, non avviene però la, la richiesta una JSON API ad esempio, è comunque una richiesta risposta che è passata attraverso tutti gli stati di Drupal, il profilo viene collezionato e salvato eh, nel, nel file system eh, comunque e l'identificativo, quindi l'id del token eh, specifico di quel profilo è ritornato come header di risposta della specifica richiesta JSON API ad esempio. Quindi volendolo si può prendere <coughs> dalla dal header di risposta e uh, anche banalmente in un'ipotetica versione di, di debug della nostra, nostra applicazione Erles metterci un link per andarlo a vedere su, uh, sul browser, ad esempio, Quelli nel backend okay. di Apple c'è Italo Mairo che eh, cita WordPress in chat, purtroppo Mairo dobbiamo <ride> cassare la tua domanda perché per policy qualunque domanda non si, può WordPress, WordPress. Esatto. non si può fare quindi purtroppo la tua domanda è cassata eh, ti chiedo questo Luca eh, eh, c'è un modo usando Web Profiler di collezionare i cache headers? Sì, allora in realtà vengono, vengono collezionate tutte le informazioni relative alla cache e uno dei dei data collector che ho, che ho spento in realtà per, per la presentazione, per motivi sia di, di spazio che, che di tempo. Però vengono, vengono collezionati eh, ovviamente tutte le hit e le miss eh, verso, verso il sistema di cache con i tag specifici eh, del, di, quel, di quegli elementi di cache, così come vengono collezionati eh, tutti gli header che Drupal aggiunge eh, di risposta a una chiamata che contengono appunto eh, i vari. Eh, i vari hashtag, tag, cash context che, che sono stati utilizzati per, eh, per costruire quella pagina in oggetto. Quindi sì, ci sono tutte queste informazioni. Ok. E mi ricollego alla, alla DrupalCon perché ho degli insight, no? E quindi mi puoi parlare, cosa mi puoi dire di WebCore Vitals? E Web allora Profiler? sì, allora, lì c'è un'iniziativa un interessante Portata avanti da, da Tag One, che è un'azienda americana molto focalizzata sulle, sulle performance del back-end principalmente in Drupal. Quindi eh, ho seguito sia un workshop che un, che un talk eh, tenuto da uh, queste ragazze di, di Tag One e un, uh, un ragazzo di Google, perché appunto uh, Google è molto interessata, ovviamente, nel, nello spargere la voce eh, nel, nel far adottare no, la maggior parte possibile i tutte queste metriche che loro collezionano sui, sui web vitals. Ehm, C'è l'idea di mettere in piedi questa, questa iniziativa, quindi potenzialmente aggiungere a, a web profiler eh, e anche in altri, in altri modi, tutte le metriche che, che il browser, tendenzialmente Chrome, perché poi la maggior parte delle metriche sono implementate solo in Chrome, eh, che Chrome calcola eh, a riguardo eh, dei, dei web vitals, quindi eh, tutte le metriche... Che possono essere utili per, per stabilire se, se, una, se una pagina performa lato front-end, principalmente, se, 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 performa, okay. se performa bene. Eh, e quindi, uno degli obiettivi che ci siamo dati in questo: non c'è ancora un gruppo formale, però si sta formando, è di includere dentro Web Profiler per Drupal 10, che uscirà a, a dicembre. Dentro quelle metriche sul front-end anche tutti questi, questi valori calcolati eh, sui Core Web Vitals. E lì. Se posso, se posso lanciare una, una proposta, eh, c'è un sacco di lavoro JavaScript da fare per eh, calcolare queste informazioni e tirarle fuori dalle API di, di Chrome. Chiunque voglia partecipare al progetto, ovviamente, benvenuto anche perché le mie conoscenze di JavaScript sono scarse. E quindi spazio aperto ai invito. contributors anche su questo. E eh certo, un invito alla contribuzione sempre, sempre aperta. Tra l'altro... Volevo chiederti anche questo, Luca. Come senti la pressione di essere maintainer di Web Profiler? Allora, ehm, finché, finché Web Profiler stava dentro Devil, quindi eh, un sottomodulo di Devil, comunque abbiamo raggiunto le 200.000 installazioni, quindi comunque avere del codice che sta sparso su potenzialmente 200.000 siti in giro, in giro per il mondo sicuramente, eh, sicuramente sì. Tra l'altro... Uno dei moduli che, ma che, che mantengo è Monologue. Nell'ultima versione, in, ultimo, in uno dei commit, ho, ho spaccato la retrocompatibilità e quindi si è sollevato un po' di... Però la community eh, è... Esatto. Eh, però community è... la community Drupal è molto friendly, quindi in realtà mi hanno solo fatto notare che se potevo tornare indietro era meglio perché così spaccavo il mondo a metà della gente che lo usava. E quindi abbiamo rilasciato una versione nuova. Senza, uh, senza troppe complessità, nel senso, non, uh, la, la, la pressione c'è per essere sicuri di fare le cose fatte bene. Uh, tra l'altro, adesso che si è un po' a cavallo tra metà contribuzione su Drupalorg, metà contribuzione su GitLab, è un po' complicato uh, destreggiarsi. Eh, infatti, una delle cose che, come maintainer, tutti ci si aspetta è poter finalmente migrare tutto a GitLab. In modo da avere un unico posto sì, più fare, fa facilitato. Eh, esatto. E proprio come, come ultima cosa, visto che hai invitato giustamente alla contribuzione, eh, qualche consiglio su come iniziare, su come contribuire? Non solo per chi già contribuisce ad altri modi di Drupal, che sicuramente ha già navigato, ma per chi magari si affaccia, si vuole lanciare per la prima volta, eh, come, come può contribuire a questo progetto? Ah, beh, allora. Eh... Sicuramente mh, di lavoro da fare da qui a, a quando sarà pronta la versione per Drupal 10 ce n'è una montagna. Uh, sicuramente c'è uh, spazio per tutti perché c'è da scrivere documentazione, c'è da fare il front, il front end della dashboard, quindi uh, CSS, HTML e JavaScript. Uh, ci sono ancora due o tre uh, data collector che facevano parte di web profiler per Drupal 8.9 che non sono ancora stati portati alla nuova, alla nuova versione. Alcuni di questi anche molto, molto semplici, quindi il codice non è troppo, troppo complesso. Eh, ovviamente Web Profiler, essendo eh, molto a, a, al profondo di Drupal, cambia e, e interagisce eh, molto a basso livello, quindi alcuni concetti sono un po' complessi. Eh, però ci sono diverse, diverse issue. In realtà su, sul, sul modulo specifico non l'abbiamo ancora fatto, però potrebbe essere un'ottima idea. Nel core, ad esempio, ci sono tutta una serie di... Nel core di Drupal, una serie di issue taggate come... Ehm, adatte per un, per un primo... Eh, sì. per, un, per un primo... First contribution. First, first contribution, grazie, esatto. Che sono proprio le, le issue che sono <coughs> più semplici eh, per, da, da, da affrontare. Quelle potrebbero... potremmo effettivamente... Uh, taggare un po' di quelle per web profiler con questo, con questo hashtag uh, e... sì sì è una buona idea anche per indicare insomma chi arriva su esatto. cosa cominciare più... anche perché ce ne sono di, invece di molto più ostiche uh, che magari richiedono molto più contesto un, un, una delle cose invece che si può su cui si può contribuire che può essere utile per capire come funziona tutto è scrivere i test in questo momento non ci sono molti test uh, nel modulo e potrebbe essere un'opportunità uno, un per, per capire sia Web Profiler ma anche bene come funziona Drupal al suo interno poi il modo migliore è per scrivere codice eh, performante e certo, manutenibile certo. io quindi invito ad andare sulla pagina Drupal del modulo Web Profiler guardare l'issue queue, magari contattare direttamente Luca, tanto c'hai tutti, tutti i social su cui potete sentirlo grazie tanto per il talk bellissimo grazie a tutte le domande e tutta la chat e... grazie a voi Lascio e ci vediamo per il prossimo talk. Bene, grazie a tutti.